Allora, intanto ne procediamo a scoprire questa lava. Io invito la professoressa ad avvicinarsi. Grande. Chiaramente Tonino ce lo ricordiamo tutti, con la famiglia abbiamo deciso di mettere questi due termini, storico e amministratore, ma sappiamo tutti bene che era anche un appassionato dello sport e in particolar modo della pallacanestro. Fondatore della polisportiva. Un fondatore, infatti poi nella scheda, quando verrà letta la scheda, queste cose emergeranno. A questo punto ci avviciniamo alla porta del palazzetto per la benedizione e il taglio del passo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia, aiutiamo i nostri fratelli e sottomettendo il nostro corpo alla sua legge ci rendiamo idonei ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero, che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo, è cosa gradita a Dio. Così ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggior armonia con i creatori e creatori, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. Il Signore Gesù, nostra gioia e nostra forza, chiama a sé tutti gli affaticati e gli oppressi, perché dalla sua amicizia attingono fiducia e vigore. Preghiamo insieme e diciamo: attiraci a te, Signore Gesù. Attiraci a te, Signore Gesù. Tu sei la via di tutti coloro che hai creato e redento con il tuo sangue. Attiraci a te, Signore Gesù. Tu sei il sostegno dei deboli e la corona dei forti. Attiraci a te, Signore Gesù. Tu sei passato sulle nostre strade beneficando e sanando tutti. Tu ci doni lo Spirito che fortifica e consola. Attiraci a te, Signore Gesù. Tu stabilisci nel comandamento dell'amore la sorgente della fraternità e della pace. Attiraci a te, Signore Gesù. Preghiamo adesso insieme dicendo il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani.
dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescono il vigore delle membra e favoriscono la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovono la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Sì, procediamo al taglio del nastro. Sì, io metto la mano per tagliare la sessione. Sì, bene. Le schiacciano le piccole, eh? Dio che